Ehi, ben ritrovati l'Andronic 91 in questo primo episodio di Super Mario 3D All Stars. Ovviamente comincerò con Super Mario 64 e giocherò solo quello, ma ve ne parlerò mentre avviamo il gioco. Iniziamo con l'aggiornamento. Alla grande. Cominciamo bene. It's me, Mario! A quanto pare quella che abbiamo è la versione di Shindo. Si può notare se è la versione di Shindo, ovvero quella patchata con varie migliorie. Si vede dal TM in alto, dal trademark in alto. E se è blu è di Shindo, mentre se è arancione è PAL, e se è bianco è USA. Ciao, hai raggiunto il castello della principessa Peach Toadstool attraverso una warp pipe. Usare il controller è molto facile. Premi B per saltare e Y per attaccare. Veramente posso anche premere A e X, ma vabbè, andiamo al castello. Ok, salto in lungo funziona, ma vediamo un po' se funziona. Oh no, non ce l'ho fatta. Sono stato un po' lento. A dire il vero, non l'ho mai provato nella versione PAL questo espediente, perché questo espediente viene usato dagli speedrunner per evitare la Kitu e quindi perdere secondi preziosi. Ma può essere che nella versione Shindo sia patchato? Non lo saprò mai. Buon pomeriggio, qui è la Kitu Bros e stiamo facendo una live fuori dal castello della principessa. E Mario è appena arrivato sulla scena e noi filmeremo tutte le sue azioni, fin da quando entra al castello fino all'ottenimento delle Power Stars. Va bene, qui c'era solo delle istruzioni di base. Ok, sembra che la visuale. Vabbè, la visuale è quella di sempre. Però comunque sia è molto più liscio il passaggio di visuale, perché ragazzi, davvero, per giocare questo su 64 era un'impresa titanica. Sul serio. Entriamo nel castello della principessa. E ci accoglie? Nessuno. Benvenuto, nessuno è qui, quindi vattene e non tornare mai più. Signori miei, abbiamo una sola porta aperta. L'unica porta aperta a quanto pare è quella di Bo-Bomb Battlefield, ragazzi, conosco il gioco a memoria. Per parlare premi A e invece niente. Per parlare premi A con il Todd bisogna proprio mettersi davanti. Ah, sono contento di vederti, la principessa e io e beh, tutti quanti, siamo tutti quanti intrappolati nel castello. Bowser ha rubato le stelle del castello e sta usando il loro potere per creare dei mondi nelle mura e nelle pornici. Ok, trova le Power Stars e bla bla bla. Ci sono quattro stanze qui e anche il primo piano. Ok. La prima con Bo-Bomb è quella che non ha sigillato. Quando collezioni 8 stelle potrai andare nel suo primo mondo. Ecco qua, il salto funziona, perfetto. Ragazzi, siamo pronti? Bo-Bomb Battlefield ci aspetta. Yuppie! Oddio, contorno nero! Non ricordavo il contorno nero. Re Bo-Bomba sulla sommità. Oh yes! Wow, sei entrato nel bel mezzo del terreno di battaglia. Troverai le Power Stars che Bowser ha rubato nei dipinti. Nei mondi dipinti, una cosa del genere. Se parli con Bo-Bomb, sicuramente ti aiuterà e i suoi amici faranno lo stesso. Perché queste Bo-Bomb sono amichevoli. Ma non possiamo farci nulla per ora. Ok, quindi stai attento. Bla bla bla, cross the bridge. Ok, perfetto. Le stelle in questo gioco possono essere recuperate come più ci aggrada. Non c'è un vero ordine. Però io cercherò di recuperarle nell'ordine che appunto il gioco mi richiede. Se vediamo qui. Oh wow. Ecco ad esempio, no? Qui per esempio potrei prendere già quella stella. E l'ho scoperto dopo svariate giornate passate a giocare a Super Mario, come fare. Eh sì, vabbè ragazzi, avevo 8 anni, che vi aspettavate? Allora, qui potremmo fare una cosa molto semplice, ovvero potevo salire da quella
da quella scarpata lì, ma non è proprio la cosa più indicata. Se riuscissi a fare una cosa qui, non riesco a farlo. Non si può fare? L'hanno... Non mi dica che l'hanno patchato sta cosa, perché è assurdo. Scusami. L'hanno patchato? Bravi. Complimenti. La versione di Shindo si conferma la versione peggiore di questo Super Mario. Ottimo. Va bene, quindi bisogna arrivare in cima. Qui possiamo prendere una piccola scorciatoia che ci teletrasporta direttamente qui dove c'è il re Bobomb. Oh, salve! Io sono il grande Bobomb, in realtà è il re. Signore di tutto ciò che esplode. Re del kaboom del mondo. Con quale diritto metti i piedi qui sopra? Hai eluso le mie guardie, ma non sfuggirei alle mie grinfie. E non prenderai mai la mia Power Star. Io ti sfido, Mario. Se vuoi la stella che ho, preparati a lottare. Puoi prendermi da dietro e lanciarmi, ma perché me lo dici? Scusami. Uno che non sa come combatterti non lo fa. Oh, Mario da lontano è bruttissimo. Eh sì, lo so. Ho scoperto un bel po' di cose. Ma no, cavolo, non è con la B. Aiuto, sono abituato con la B, raga, non mi ci trovo. Ma perché? Ma insomma, mi presento come signore di Super Mario e proprio faccio queste figure barbine. Piano. Piano, Mario, piano. Che... Porca miseria. Niente, ragazzi, è troppo veloce. Piano, ok. E ti lancio qui. Boom. Allora, se noi facciamo subito così, vedi lui, no, si gira piuttosto velocemente. Eccolo qua, bravissimo, tato. E ti lancio. Boomete. Purtroppo lui è abbastanza veloce se non gli diamo il tempo di camminare. Ecco. Lasciamo che cammini e poi lo riprendiamo se ce la facciamo. Se senza volare. Perché voli, Mario? Qual è il tuo problema? Ok. Vai. È lanciato 3 volte e si esplode. Cosa? Non è possibile che tu mi abbia battuto? Va bene, come promesso, eccoti la mia Power Star. Di dialoghi ce ne sono veramente pochi e non è che ne valga proprio la pena leggerli. Però, dov'è? Eccola qua. Prima stella recuperata. Signori, penso che farò tutto quanto Bobomb Battlefield oggi. E la seconda stella è corsa con Koopa il Veloce. Vediamo un po'. Qui il percorso da fare è molto semplice. Però, vabbè, lo faccio giusto vedere quello che faccio sempre. Faccio vedere. Salve. Ciao Mario, è vero che hai battuto il Re Bobomb? Figo! Devi essere forte e molto veloce. Comunque, quanto veloce? Veloce abbastanza da battere me, Koopa il Veloce? Non credo. Facciamo una prova. Che dici di una corsa fino alla montagna? Fino alla cima della montagna, dove c'era il Re Bobomb? Che dici? Quando dico via, parte la corsa. Pronto? Via! Allora, io prenderò la strada che in genere prendevo sempre, eh. Però, non so. Comunque sia, molti definiscono, hanno definito i comandi legnosi. Io sto registrando il giorno d'uscita, ma siccome è trapelata in rete una ROM, molti hanno già provato e hanno detto: i comandi sono legnosi. Io non lo so perché, boh. Non ho avuto modo di provarlo fino al giorno d'uscita, ma sarà che ho sempre giocato la versione per il 64 e quindi, boh. L'ho giocata per tantissimi anni, quindi non ho mai avuto problemi di alcuna sorta con i comandi legnosi. È vero che è invecchiato male il gioco, eh. È verissimo. Però addirittura comandi legnosi? Ma. Non saprei. Guarda qui come volo. Guarda come volo, ragazzi. Sì, ci ho messo un po', però anche Koopa ce ne mette un bel po' di tempo, eh. Oppla. Aspettiamo che arrivi. Allora, oh, ce l'ha fatta. Wow, sei davvero veloce. Una freccia umana. Ecco a te, hai vinto. Ok, ho vinto. Però non ansimare così tanto. Sembra che tu l'abbia fatta a piedi. Quanto sono divertente. Perfetto, la seconda stella è recuperata. La terza o sono le monete o è Chain Chomp da liberare Chain Chomp.
Ah, l'isola nel cielo! Oh, yes, Eroni! Ciao, piccottino, mi apri per favore i tuoi cannoni? Allora, questo è molto semplice in realtà. E Super Mario è piuttosto calibrato male come gioco per quanto riguarda alcune piccole. Per delle piccolezze. Quindi, cosa si fa? Questa missione è molto semplice. Vabbè, come dice il titolo, ovviamente. Bisogna andare nell'isola nel cielo, che non è Skypiea, sia chiaro. Allora, se non ricordo male, vediamo un po'. Ah, accidenti, troppo alto. Allora, sono morto da danno da caduta. Beh, qui è prepotente il danno da caduta. Quindi, aggrappati, grande. Vedi, quarto tentativo è quello buono. Gli esseroni è dentro a questo box. C'è un'altra missione che ci porterà qui sull'isola ed è tremenda. Mamma mia, ragazzi, se è tremenda quella missione, non la sopporto proprio. Comunque sia, si possa aprire la porta con 3 stelle, ma no, continuiamo. Trova le 8 monete rosse. In teoria, la missione delle 8 monete rosse è quella che poi ci dovrà portare a completare anche quella con le 100 monete per appunto prendere la stella dalle 100 monete. Una è qui. Un'altra ce l'ha il catenaccio. Le Shen Chomp. Mamma mia che danno però. Anche meno, eh. Un'altra è qua sotto perché me la ricordo, perché, beh, certo. Sì. Qui potrei fare la provata. Oppure no. Poi saliamo qui e prendiamo la moneta. Le altre due sono praticamente. Niente danno da caduta perché Andrea Link sa come giocare apparentemente. E le altre due sono qui. Non so perché abbiamo deciso di metterle così vicino. Forse avevano finito gli spazi per decidere dove mettere le monete, non ne ho idea, ma prendiamo la moneta, la stella delle 8 monete rosse. Torniamo dentro. 5 piccoli segreti, ti prego, no, lo odio. E invece no. La missione, sì, sono i 5 piccoli segreti, ovvero Mario mette le ali e praticamente mi richiede di spararmi nel cielo svariate volte. Potrei farla, eh! Potrei anche farla, non è un problema, però. Eccola qua. Questa è la sesta stella di questo livello. Eccola qua. Facile, facile. L'ho scoperto per puro caso una mattina d'estate, dico, ma a che servirà rompere questo ceppo di legno? Gli altri mi danno i soldi, proviamoci. E invece ho scoperto che in questa maniera si poteva prendere la stella dentro la gabbia. Allora, non è proprio difficile fare questa missione di 5 piccoli segreti. Ok, uno l'ho preso. E potrei fare così anche per gli altri 4. È una meccanica che richiede molto tempo fare così, ma vale davvero la pena? Allora, per prendere la quinta stella devo prendere per forza Mario con le ali. E per fare ciò, in teoria, non posso ancora farlo. Dovrei andare in un certo posto e sbloccare appunto lo stage dove appunto c'è il Wingcap, il cappello con le ali. Ma lo farò in un altro momento. Mi pare che ci vogliano almeno 10 super stelle. Quindi, per oggi concludo il video facendo questo livello che è molto molto divertente. Per
Princess Peach Secret Slide. Oh yeah, e qui appunto vedete come partirà un timer. Non è troppo complicato, il timer è... c'è per un motivo, ma lo vedremo solo se riesco a fare un buon tempo. Qual è il motivo? Non credo che farò un buon tempo, no. O forse sì? No. No, comunque sia, qui dietro c'è un funghetto. Scusami, non c'è nessun funghetto? Non c'è fungo lì dietro? Ah! Strano. Comunque sia, facendo un buon tempo, ve lo faccio vedere ora. Eccolo qua. Se lo fate entro 20 secondi potete prendere una stella aggiuntiva. Semplice. Non deve superare 20 il timer. Si può fare in 19 secondi netti, se non sbaglio gli speedrunner lo fanno velocissimamente. Comunque sia, per questo video è tutto ragazzi. Nel prossimo, non so, forse faremo... Oh, questo qui. Questo è davvero davvero fighissimo ed è anche uno dei mondi tra i miei preferiti. Non il mio preferito, ma tra i miei preferiti. Comunque, e come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo ovviamente in descrizione che c'è il link per Instagram e Discord. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.